Una delle distribuzioni che va per la maggiore è Ubuntu. Ubuntu è una distribuzione che punta molto ad essere semplice, ad essere facile. Infatti adesso... Infatti quello che c'è di nuovo su Ubuntu, cioè che il software tu clicchi, tap, ti installa. Esatto. Adesso vi facciamo vedere due cose, due installazioni. No, non è proprio un parallelo, perché non sarebbe neanche plausibile fare un parallelo, ovvero l'installazione di Ubuntu, che è una delle più semplici che ci siano sul, diciamo, nel panorama delle distribuzioni Linux, e poi dopo l'installazione di Arch Linux, che è una distribuzione molto, molto all'avanguardia, diciamo così, e è una distribuzione che però richiede ancora un po' di qualche conoscenza di base prima di poterla iniziare ad utilizzare, e da un certo punto di vista aiuta di più a capire come funziona Linux, perché obbliga a documentarsi un minimo prima di poter partire, perché Ubuntu io non ci capisco niente, riesco a far fare il boot da CD e adesso vediamo, si installa. Arch Linux a un certo punto ci chiede tutta una serie di cose su cui dobbiamo prepararci, e dal mio punto di vista, io per come sono fatto io, proprio il mio gusto personale, preferisco Arch Linux ad Ubuntu, anche perché c'è, cioè, da dire una cosa, fondamentalmente la base del discorso qual è? Che se c'è qualcosa che non va, se c'è qualche cosa che si incastra, che si inceppa durante il percorso, con Arch Linux ho dovuto capire cosa stavo facendo, quindi può darsi pure che trovo la soluzione. Con Ubuntu riprovo a fare il boot, riprovo la terza volta, mi arrendo. Prego. Non so se ho capito bene, ma si presenta senza microfono. Ma se vuoi questo è il microfono, ma... Allora. No. Vabbè, provo senza microfono. Allora, l'altro giorno, forse una settimana fa, è uscita la nuova versione di Ubuntu. Siamo alla versione 11.10. Sì. Non presento l'installazione della 11.10. Ho deciso di presentare l'installazione della Lifetime Support, cioè una distribuzione che ha un supporto a lungo termine, non per comodità, ma perché non ho fatto il tempo a fare foto dell'installazione della 11.10, sono sincero. Però devo dire che installando questa, almeno che ha protezione, almeno installiamo un sistema con supporto a lungo termine, quindi abbiamo i pacchetti installati più a lungo e non dobbiamo ogni volta ristallare da capo Ubuntu. Cosa che di solito si fa, perché l'aggiornamento alle nuove distribuzioni di Ubuntu ancora non funziona benissimo, quindi di solito quando esce una versione si pialla tutto quanto, si lascia l'OM da una parte e si ristalla il sistema. Quindi, primo passo, penso che lo sappiamo, dove troviamo Ubuntu. Ubuntu lo possiamo trovare sul sito ufficiale ubuntu.com, è una delle tante distribuzioni Linux che sono gratis, anche se non è quella la cosa fondamentale, però ci fa gioco. Andiamo sul sito, probabilmente sarà un attimo cambiato l'interfaccia del sito e anche il metodo di download, però sostanzialmente basta che cerchiamo download Ubuntu. In questo caso ci dovrebbero essere download alternate version, cioè scarica delle versioni alternative. Andiamo sulla Lanterna Support, la 10.04, credo che l'anno prossimo uscirà la nuova Lanterna Support. Scegliamo 32 bit o 64. Attenzione, ormai tutte le macchine odierne sono 64 bit, comunque si sono compatibili con 64 bit. La 32, diciamo che l'ho usata perché almeno ci dà la massima compatibilità, perché possiamo installare una versione a 32 bit su una macchina a 64 bit, ma non viceversa. Clicchiamo sul grande bottone, dovrebbe essere arancione, rosso, che vediamo qui al lato. Io già avevo iniziato queste cose, me l'avevo scordato perché la versione è un po' vecchia. Comunque, quella del sito, scegliamo la versione, scegliamo 32 bit e clicchiamo sul bottone. Masterizziamo la ISO che scarichiamo, perché in questo caso ci viene scaricato un file con un file ISO, credo che tutti qui sappiano cos'è un file ISO. Lo mettiamo su un CD, una volta che l'abbiamo messo sul CD, lo inseriamo all'avvio della macchina, e la macchina, tipicamente quelle moderne, partono direttamente con l'installazione di Ubuntu. Se non parte automaticamente, bisogna settare sul BIOS. Chi è che non sa un BIOS? Ma io ho fatto già, l'avevo rifatto una cosa del genere, però cioè il boot dopo devi sistemarlo.
Sì, vabbè, ma in realtà se non c'è dentro un CD, parte dal disco il computer. Se uno configura bene l'ordine di boot, mette come primo il CD e poi se non trova il CD, il computer parte con l'hard disk. Per cui, diciamo che se uno setta bene il BIOS, altrimenti sì, una volta installato devi ricordarti di mettere l'hard disk come, diciamo, fonte primaria di avvio. Quando inseriamo CD e facciamo partire con il boot da CD, viene lanciata una... si chiama versione live di Ubuntu. Che significa versione live? Che il sistema parte da CD, sostanzialmente abbiamo tutto il sistema funzionante da CD. Sulle ultime versioni non dobbiamo nemmeno selezionare niente, perché fa partire direttamente questa schermata o una leggermente diversa, e dopo, a seconda della velocità della macchina, dopo qualche secondo ci ritroviamo, se abbiamo selezionato live, su una installazione pronta, se abbiamo selezionato install su una cosa del genere. Se abbiamo selezionato live, in realtà ci si verrà presentato un desktop e sullo sfondo ci sarà un'iconcina che ci dirà installo Ubuntu, che farà partire a sua volta una cosa del genere. Ok. Ma questa è una cosa cioè sulle stazioni che ti aiutano, però non funziona. Cioè, con quello se non avevo già partita il CD direttamente. Bisogna vedere che tipo di computer hai, perché alcuni, ad esempio, alcuni portatili permettono di far partire il CD tramite la pressione, o selezionare diciamo la periferica di boot attraverso la pressione di un tasto, ad esempio F12, F11, ma dipende, la c'è la mette da qualche parte, la su un'altra. Sul Mac c'è qualcosa di diverso. Però diciamo ognuno c'ha il tasto suo, magari fai una ricerca su internet e lo trovi sicuramente. Ecco, ad esempio il Mac non c'ha la versione BIOS normale, per cui è difficile dissettare quale dispositivo, lì devi tenere premuto un tasto all'avvio. Selezioniamo l'italiano, se la vogliamo in italiano, se no cioè abbiamo il supporto per quante lingue vogliamo, lo vediamo di vicino. Ad esempio, di solito lo installo in curdi, perché... Andiamo avanti e selezioniamo il nostro fuso orario. Anche qui è una cosa molto semplice, perché si fa il click. Teoricamente, se noi abbiamo selezionato italiano, lui ci seleziona direttamente il fuso orario appropriato, perché se parli italiano si suppone che sei in Italia. Non è sempre vero, però lui intanto ci prova. Altrimenti possiamo sia cliccare sulla cartina che selezionare sotto regione il fuso orario. Di nuovo avanti. Io scusate, se non lo fa prima, cioè dici italiano prima, non te dovrebbe fare tutta la manfrina. Teoricamente no, però se tu non sei in Italia, se tu parli italiano ma stai lavorando in America, tu hai il fuso orario americano, per cui è pure giusto che ti senti il fuso orario che vuoi. La tastiera, stessa cosa, se ho selezionato italiano, teoricamente una tastiera italiana, non è detto, ho comprato il portatile in America, c'ho la tastiera americana, quindi voglio cambiare la tastiera, e mi ci dà comunque la possibilità di cambiarla. Se vediamo lì sotto, in basso da quarta parte sinistra, passo 3 di 7, cioè il tutto si risolve in 7 passi. Ok, e già siamo al terzo, per cui devo dire che non dovrebbe essere così complicato portare a casa l'installazione. Non sei passi però. Però andiamo di nuovo avanti. Ecco, questa magari è la parte un po' più complicata per tutti: la preparazione dello spazio sul disco. Io sconsiglierei di lasciare quella voce che c'è lì in questo momento. Cancella e usa l'intero disco, perché qualsiasi cosa sul vostro computer, se per caso clicca davanti, se ne va. C'è alcune volte, anzi sulle nuove versioni appare prepara automaticamente il disco ridimensionando la partizione di Windows, ok? Tipicamente però i furbacchioni dei produttori dei portatili adesso sfruttano tutto lo spazio dell'hard disk, ma non solo, usano anche tutte e quattro le partizioni primarie disponibili, quindi spesso non è facile fare una cosa del genere, perché massimo abbiamo quattro partizioni primarie, se sono già state create non si può fare niente, ne dobbiamo eliminare una. Ciò non toglie che possiamo scegliere, se lo sappiamo fare, specifica manualmente la partizione e ci andiamo a fare una configurazione che vogliamo. Non lo sappiamo fare, durante Linux Day il pomeriggio veniamo qua e ce lo facciamo installare da qualche smanettone che c'è qua a Linux Day. Siamo troppo lontani da Linux Day, tutti i mercoledì sera gli smanettoni si riuniscono a Vitorchiano dalle 9:30 in poi, prendiamo il portatile, ce lo portiamo a Vitorchiano, oppure prendiamo il PC e ce lo portiamo a Vitorchiano, tutti gli schermi ce l'abbiamo e vi diamo una mano noi. Comunque, una volta superato questo passaggio in uno qualsiasi dei modi che vi ho indicato, possiamo cliccare davanti, su avanti. Cioè, ma come te lo fa vedere lo spostamento dell'hard disk? Allora, questa è la versione vecchia, per cui tu lì vedi che in questo momento io seleziono cancella e usa l'intero spazio. Se tu vedi tutta quanta la barra è arancione e sotto c'è la leggenda, arancione significa che c'è Ubuntu 10.04.2, quindi questo installerà su tutto il computer, ok?
Ubuntu 10.0.4.0. Sopra c'è, come stava prima, quella là sopra è vuota, quindi sul computer non c'era niente adesso. Questo perché? Perché l'installazione è stata fatta su una macchina virtuale appena creata col disco vuoto. Se c'è qualcosa sopra, lui praticamente ti dà diversi colori e ti dice con quel colore che tipo di file system corrisponde, che tipo di file system corrisponde a quel colore. Se non mi ricordo male, blu è per Windows, verde è per Next 2, una cosa del genere. Comunque c'è la leggenda sotto, quindi lo trovi facilmente. Andiamo di nuovo su avanti. Naturalmente questo avanti non sarà così veloce perché lui starà partizionando magari un attimo, quindi avanti, e qui vedete l'immagine che cambia al volo, magari dovete aspettare qualche secondo, non di più. Anche qualche qui, ora? No, qualche ora adesso no, poi dopo successivamente per l'installazione. Indicazione del proprio nome, qui diamo il nostro nome e cognome, nome fittizio se siete fissati per la privacy, cioè niente di male, altro computer vostro ci mettete quello che vi pare. Da lì lui si estrapola sia il nickname, cioè il nome utente con cui farete accesso alla macchina, sia il nome stesso della macchina. Infatti sotto c'è indicato il nome del vostro computer. Io ho riempito soltanto il primo campo Tulug e lui ha deciso di mettere tutto, quindi ho messo Tulug come, come mio nome, Tulug come il nome dell'utente e Tulug-laptop per la macchina, cioè come il nome della macchina. Anche la password? No, la password infatti come vedi è ancora una selezionata. Ok, naturalmente l'ho messa io la password, ho messo Tulug perché giustamente come lui non l'ha fatto ho risolto io, dico cioè manca qualcosa, metto Tulug anche lì. Mi dice affidabilità troppo corta, vabbè, ma tanto stava su una macchina virtuale e poi la cancellavo, per cui. Ah, tra l'altro poi qua sopra su questo computer qua la password è Tulug, quindi è non utente Tulug e password Tulug, non è che abbiamo cambiato molto. Lo potete girare fuori, no? Ho aumentato la password, mi sono accorto dell'errore perché forse qualcuno ha fatto questa cosa. Adesso è discreta, si può andare avanti. Clicco su avanti e lui ci fa un riepilogo. Pronto per l'installazione. In realtà questo è il passo di troppo perché l'ho fatto tutto bene, anche mi serve. Vabbè, sostanzialmente lì ci dà tutto il riassunto della configurazione che noi abbiamo fatto. Consiglio comunque per i meno esperti di rileggersene perché potrebbero aver fatto qualche errore, tipo aver selezionato cancella tutto il disco e metti un punto. Su avanzato ci dà informazioni aggiuntive, direi che non sono così necessarie. In questo caso in basso a destra al posto di avanti, mentre prima c'era avanti, adesso c'è installa, che significa che questo essendo l'ultimo passo, da qui in poi Ubuntu si andrà a installare sul nostro hard disk, è per quello che è importante, perché dopo questo passo non si può più tornare indietro. Quindi se fai tutto il disco sei destinato. Partita l'installazione, da qui in poi teoricamente non gli serve più il nostro aiuto. Allora, se il computer è attaccato alla rete, Ubuntu si scaricherà gli aggiornamenti e le impostazioni per la lingua. Quindi, se noi abbiamo a disposizione un cavo Ethernet ad attaccare, è cosa buona che lo attacchiamo durante, cioè prima di avviare l'installazione addirittura, perché in questo modo lui si setta tutto il sistema in italiano, altrimenti ci avremo solo alcune parti in italiano. L'installazione dura un pochino, e questo dipende dalla potenza della macchina. Potrebbe anche durare mezz'oretta, 40 minuti. Se la macchina è vecchiotta. Sì, dipende dalla macchina. Siamo al 23%, 34%, naturalmente io stavo lì pronto a fare stamp ogni tanto, non vi dico che divertimento. Ok, questo qua è la famosa cosa che vi dicevo, cioè sta cercando di riprendere le informazioni da internet. E infatti in basso a destra c'è scritto ritrovamento 5 di 20, di qua pare anche salta, perché effettivamente io non è detto che voglio fare installare tutto, magari lo voglio fare dopo fretta, per quello che fare il tasto salta. Su invece degli aggiornamenti che tu fai dalla rete, se te stacchi, cioè dalla rete, ti spengono tipo il modem, ci devi fare tutti i pacchetti, devi sistemare tutti i pacchetti. No, in questo caso lui sta cercando di scaricare la traduzione, ok, tu hai selezionato la lingua italiana. Il CD naturalmente non ha tutte quante le impostazioni, tutti quanti i pacchetti per la lingua sopra. Per cui lui prova a dire ho la rete e io allora a questo punto, dato che ce l'ho, provo a prendere i pacchetti in italiano. Se tu stacchi la rete, non l'ho mai provato, ma suppongo che lui dica vabbè, la rete non c'è, io continuo ad andare avanti e non installo quei pacchetti che devo scaricare. Avevo spento tutto e ho dovuto fare l'aggiornamento, cioè. Lo fai successivamente. Sì. Sì, è partito un pomeriggio per farlo. Lo so, purtroppo sei un conveniente, è la stessa cosa se ti viene via la corrente. Se ti viene via la corrente, qui... Ciao! Fate un bel gruppo di continuità. Chiami l'Enel e gli chiedi se sono previsti interventi nella zona e poi parti con l'installazione. Facilissimo. Ok, continua ad andare avanti, aspettiamo la fine.
non indipicato. Stai installando i pacchetti, ma è inutile tanto qui che vi dico quello che sta facendo, perché tanto sarà cambiato, ci saranno nuovi messaggi, eccetera, eccetera. Solo intanto hanno deciso quelli di Ubuntu di darci un po' di informazioni, cioè se dobbiamo chiedere aiuto, eccetera, eccetera. Ok, finito. Ci abbiamo messo poco. Il messaggio già dice tutto: installazione completata, l'installazione è stata completata, è necessario riavviare il computer per poter usare il sistema appena installato.